Aumenta il numero degli occupati, ma cresce la cassa integrazione. L'analisi congiunturale realizzata dall'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della CGIL, parla chiaro e la fotografia scattata in Piemonte è in chiaroscuro. Soprattutto nella nostra provincia, dove cresce del 2,1% la produzione industriale, e se da una parte a questo andamento positivo corrisponde un lieve aumento delle assunzioni, i nuovi contratti sono per lo più a tempo determinato. Questo è il panorama all'interno del quale si inseriscono le stime della ricerca condotta dall'IRES, che per il resto del 2012 descrive un andamento fortemente recessivo per l'economia piemontese, con decrementi del PIL in linea con il valore medio nazionale del meno 1,6%. Se nel resto della regione la produzione industriale è in calo con l'1,9% di Biella e Cuneo e il meno 3,5% di Novara, ad Asti, come già detto, il dato è in controtendenza e vede una timida ripresa delle nostre industrie, seguite da quelle di Torino e Alessandria. Con questo certo non si può dire che il peggio è stato superato. Il Piemonte, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca, resta la regione del Nord Italia con il più alto tasso di disoccupazione, ben il 7,6% nel 2011 rispetto al 5% di Veneto, Lombardia ed Emilia. Tuttavia segnali positivi arrivano alla voce occupazione, che nella nostra regione vedono 29.000 nuove unità in più rispetto all'anno precedente. Anche nell'Astigiano si è registrato un aumento delle assunzioni. Gli occupati sono ben il 10% in più rispetto a due anni fa, un dato superiore anche alla media regionale che si attesta intorno al 4,5%. Aumentano però i contratti a tempo determinato, ben l'83% delle nuove assunzioni sono a termine. Nota dolente, i dati sulla cassa integrazione che non risparmiano la nostra provincia. Nel raffronto con il primo bimestre del 2011 il ricorso alla cassa integrazione è aumentato del 29% e Asti, dopo Biella, risulta essere il territorio più colpito.